Bentornati ragazzi, nuovo episodio di Master Duel. Ho perso il conto, dovrebbe essere il 17esimo questo. Allora, in questi giorni di pausa, in realtà è uscito qualcosa di nuovo nella campagna in solitaria, che in realtà era già sarebbe uscito. Mi sa, il giorno prima di quando è uscito lo scorso episodio, solo che io l'avevo già registrato, quindi ai tempi della registrazione questa cosa non la sapevo. Hanno messo una, diciamo, sfida, e questa qua, sfida deck giocatore singolo, che per fortuna mi è stato confermato, ovviamente. Ho chiesto un po' a Seba e altri ragazzi, per fortuna. Non è a tempo, quindi la possiamo andare a recuperare con calma più avanti. Per sbloccare questa sfida dobbiamo superare i dinosauri a vapore delle lande inesplorate e un altro capitolo che si chiama Prescelti dall'eredità del mondo, che io qua ancora non ho, perché probabilmente si sbloccherà andando avanti con delle altre cose. Quindi io direi che per un po', scusate, dicevo, per un po' non torneremo a chiudere dei cancelli, perché ma andremo avanti con i capitoli, perché vorrei arrivare a fare questa sfida. Adesso non so quanto sarà lunga, da qualche immagine leak vista in giro sembra abbastanza lunga, quindi probabilmente ci impiegherà qualche episodio. Dedicheremo qualche episodio solo a quella. Non dilunghiamoci oltre, riscattiamo subito il nostro login giornaliero. Io ovviamente in off camera ogni giorno sto loggando per prendermi le gemme. E perché voglio accumularne un po'. Qua si è buggato il punto esclamativo per poi andare a prendere i nuovi pacchetti quando usciranno i nuovi archetipi interessanti. Quindi andiamo avanti e oggi facciamo la gloria dei gladiatori bestia. Nulla da dire. Si gioca con i gladiatori bestia, che a me piacciono tantissimo. A me poi c'è il cavaliere drago conquiste, qualcosa del genere, che a me piace tantissimo. Tra i gladiatori bestia è la mia carta preferita. Ok, scenario. Wow, ci dà 150 sfere di terra, ottimo. Allora, via. Vediamo la storia, il prologo dei gladiatori, della gloria dei gladiatori bestie. È il titolo di questa piccola saga. Nei tempi antichi un grande impero dominava il mondo. La sua capitale era prospera e i suoi abitanti vivevano in pace. Le guerre sembravano riguardare solo terre lontane. E gli aristocratici, ignari del pericolo, decisero di costruire un grande anfiteatro, il Colosseo. Al suo interno i gladiatori bestia si battevano all'ultimo sangue per il divertimento del pubblico. I tornei si svolgevano sia di giorno che di notte per soddisfare la profonda sete di sangue degli aristocratici. Ah, quindi è una sorta di, non so se qualcuno di voi ha visto Spartacus, ma è veramente bello come serie. È molto splatter però. Però è una roba, sì, è molto bella come storia, è più o meno una roba simile. Lunga vita all'impero, onore agli eroi che moriranno. Al suono del corno aveva inizio una furiosa battaglia in cui le bestie si affrontavano usando artigli, zanne e ogni arma disponibile. Nel Colosseo chi conquistava il plauso, penso si dica così, il plauso della follia,
della folla, scusatemi. Ah, sarebbe l'applauso, tipo. E veniva ammirato e glorificato. Da qui nacquero i gladiatori bestie, che correvano rischi enormi per ingraziarsi il pubblico. L'impero era al culmine della prosperità, ma una piccola scintilla l'avrebbe presto condotto alla rovina. E con il declino dell'impero anche la frequenza di quei tornei si ridusse. Molto bello. Alla fine gli aristocratici decisero di chiudere per sempre il Colosseo, per paura che i gladiatori bestia avevano perso... Alla fine gli aristocratici decisero di chiudere il Colosseo per sempre. Per paura che i gladiatori bestia, che avevano perso il loro campo di battaglia, potessero ribellarsi. Ok, adesso ci siamo. Trascorsero molti anni dalla caduta dell'impero e il Colosseo andò in rovina. Ma un giorno il terreno ancora sporco di sangue sbiadito iniziò a risplendere e comparvero i gladiatori bestia. Sugli spalti, da anni privi di spettatori, tornò a riecheggiare il corno che dava inizio ai combattimenti. Lunga vita all'impero, onore agli eroi che moriranno. All'interno del Colosseo, circondato da una città in rovine, i gladiatori bestie avevano ricominciato a combattere. E ad accompagnare le loro eroiche gesta, tornarono a farsi sentire le grida esaltate degli aristocratici. Molto, molto bello. Molto interessante. Ok, io direi di partire subito con il primo allenamento, che è unicamente deck in prestito, quindi mazzo guerriero bestia, gladiatori bestia. Superamento, sono 150 sfere d'acqua. Qua ci stanno bombardando di sfere, sono molto contento. E per chi avesse visto gli episodi vecchi dello sneak peek, adesso non mi ricordo che anni, devo dire la verità, Seba giocava questo mazzo, mi bombardava con questo mazzo, mi ammazzava con questo mazzo, quindi più o meno la strategia deve averla imparata. Allora, vediamo un po' cosa ci forniscono. Inizia lui. Ah, beh, vabbè, adesso è l'allenamento, giusto per... Cosa rende unico un deck gladiatore bestia? Praticamente, dopo la battle phase, possono ritornare nel deck per evocare specialmente altri gladiatori bestia, effetti particolari, si attivano. Va bene. Ok, lui attiva Colosseo, evoca l'Aquari e setta una carta. Perfetto, noi peschiamo tigre da laboratorio. Usa le carte che hai in mano e risvegli i gladiatori bestia per vincere il duello. Inizia attivando la magia continua rifiuto del gladiatore. Ok, che la mettiamo qua. Evoca Oplomus. Ok, come? In attacco, così glielo spariamo così. Va bene. Però proveremo uno dei modi speciali per attivare gli effetti che gladiatori bestia nella main phase 1. Evoca specialmente tigre del laboratorio dalla mano. Ah, ok, ok, sì. Evochiamo. Può tornare nel deck e evocare specialmente un altro gladiatore bestia per utilizzare il suo effetto. Attiva l'effetto di gladiatori bestia e evoca di tigre ed evoca specialmente bestiari. Ok. Faccio ritornare nel deck Oplomus e rievoco bestiari. Qua, così. Ok. Si attiva l'effetto di bestiari. Ok, si attiva Colosseo. Cosa ti distruggo? No, Colosseo magari no. Ti potrei...
Aspetta, mi fai vedere cosa fa questa. Tanto posso confermare, giusto? Certo, scegliere carta di tuo rosario, ma vorrei capire cosa fa questo. Ah, vedi, vedi. Ok, allora gli distruggo questo, l'assettato. Poi ti va l'effetto di, sì, di rifugio, certo. E evochiamo Murmillo. Ah, sì, 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 certo. Evochiamo Murmillo. Ok. Per effetto di Murmillo. Ah no, perché non è stato evocato per l'effetto di un mostro. Ok. Noi facciamo fusione invece, quindi. Ed evochiamo Gisarus. Ok. L'avevo detto malissimo, ma va bene. Si rimettono nel deck in questo. È bello perché sì, attivo, spacca due, spacco una, sì, scelgo un'altra, spacco due. Dicevo, è bello perché possono fare fusione senza la carta necessaria per fare la polimerizzazione. E poi i materiali tornano nel deck, quindi li puoi riciclare benissimo. E poi loro, una volta finita la battle, di fusione, se non erro, li puoi rimettere nell'extra o comunque da qualche parte per rievocare i materiali, due materiali, penso. Bene, potrei aver detto una cagata incredibile, però fate finta che sia giusto. Quindi andiamo a fare la prima vera partita e ci fa giocare con prima il deck in prestito e poi il nostro deck. Bello che ci danno sfere, le sfere, qui 150 di vento e qui 150 di oscurità. Ancora più bello il fatto che i colori delle sfere più o meno sono simili ai colori del deck box. Allora, iniziamo subito con il deck in prestito, quello dei guerrieri bestie, dei gladiatori bestie, non ce la farò mai a dirlo giusto. E vediamo che cosa ci offrono gli amici. Allora, partiamo secondi e con un fulmine tempesta, un Ray Jackie è ottimissimo. Scimmia da laboratorio più una carta settata. Scimmia da laboratorio cosa fa? Quando risulta in battaglia, manata al cimitero, provocare... ok, va bene. Ma io ti faccio prima Lightning Storm, trappole, magie trappole, ok, e poi ti faccio i giochi perché non ti faccio mica evocare, beh, ciccio, mi dispiace. Ora fammi pensare che cosa possiamo fare. Quando questa carta mi evoca specialmente? No, allora evochiamo Sagittarius, giusto? Si chiama così? Sagittari, ok, niente, Sagittari. Battle, 1004 diretti, main phase 2, lo chiamiamo dentro. Ed evochiamo... Evochiamo cosa fa lui, è quello che può attaccare più volte. Cosa fa questa? Se questa è... Ok, non mi interessa. Ah, lo puoi ok, però c'era uno che evocava dal cimitero. Wow. Proviamo a fare una cosa, non penso che funzioni, però proviamo. Scelgo lui, lo metto in difesa. Attivo. Mando... Quanta roba abbiamo? Porco mondo. Ah, vedi, deve essere evocato prima dall'extra. Sì. Allora mandiamo...
Boh, mandiamo lui, dai. E settiamo. Purtroppo sì, dopo non era un'evocazione corretta, quindi non si poteva fare. Tifone, oh, ma me la butti sempre giù questa qua, allucinante. Che cacchio me ne faccio? No. Sempre me la caccia giù questa qua. Cosa fa? Non mi ricordo. Oh, cos'è? Ah, in battle? Ah, no, no, siamo fuori dalla battle, ok. Lui chi cacchio è? Ottavius. Ottavio. Ok. Attivo. Ma chi ho mandato al cimitero? Scusate. Ma lui che è un ciccione. Però no, ti faccio muro millo. E te lo butto al cimitero, questo pezzo di cacca. Via, via, via dalle scatole. Tocca a me, tocca a me. Ok. Ora. Evoco lui. Metto Murmillo in attacco. Battle. Faccio 2000 in totale. Mi infiltro, ovviamente. Rimetto Murmillo prima e mi prendo no. Non so se lui ha molto senso, mi prendo in mano cosa, mi prendo in mano cosa, butta via. No, questo cosa fa? No. Ah, ho capito quale poteva essere la strategia, vabbè. E, dai, lui che è una bella difesa. E poi di lui lo mando dentro. Mi prendo. Qual era quella che mi faceva pescare questa? Ok. Sì. Scarto questo. Ma sì, dai. Setto questa. Scoperta, dice? Scarto e scoperta. Ok. E tamo. Ok, tu hai evocato, io ti faccio questa e te la spacco. Altre no, grazie. Ciao, bomberone. Questi sono 3000, ho vinto. Ok, metto. Ho Plomus in attacco, evoco lui, battle. Attacco prima col dinosauro, qua col sì, il Dimacari. Sagittari e ho Plomus. Ok. Sì, bisogna farlo girare il mazzo, perché se non gira, se non riesci a far partire le combo difficile, cioè è bloccato, si blocca purtroppo. Va bene, 150 sfere evento per noi. Abbiamo sbloccato l'ultima parte del video. Ma adesso andiamo a fare la partita con il nostro fantasmatrucco.
Ok, chi inizia questo giro? Iniziamo noi, perfetto. Chi inizia io? Molto buona come cosa. Allora, vediamo. Io ho fatto vedere. Ok. Quindi, da chi partiamo? Io direi di partire da Scheletro, che lo settiamo. Mettiamo questo così. Magione, cos'è che faceva? Tutte le donne, vedete come diventa che diceva? Ok. E attiviamo questo. E vai pure. Lui fa il rota, giusto? Sì. Cioè sì, è rota, quello, esatto. Terreno, va bene. Va bene, proprio quello. Che non, è quello che non gli fa startare un Kaiser perché è giallone. Va bene. Giochiamo così. Ok, allora il piano è questo. Scopriamo scheletro. Si attiva l'effetto. Non faccio niente. Quindi te ne banno una, purtroppo, solo una. Evocato. Ogni volta. Questo è un problema. Allora, noi settiamo anche lui. E risettiamo lui. Non ti attivo niente in catena perché non ha senso. Ti setto una carta. E termino. Ok, ah, tu stai per andare a fare un fusione, sei un maledetto. Va bene. Mi piace quella fusione qua. Li becchiamo. Li potremmo anche beccare, però io ti faccio uno spavento. E ti flippo solamente lei. Anzi no, ti flippo entrambi, così si attiva di più. Ok. E ti copro loro. Ora partono entrambi. Quindi io posso evocare un livello. Evocare a dammi, non mi ricordo. A dammi un livello o 1 o 2. E io mi evocherei, ma non mi adderei anche se in realtà cambia poco, un 2. E ti banno 2. Sì, cioè, ovvio che ti banno 2, scusa. Va bene. Ora, vediamo cosa ci offre. Un 1 questo. Questo è un 1. Questo è un 1. Già. Fammi pensare. Beh, io posso tranquillamente attaccare diretto in questo preciso momento. Allora, metto tutti e tre. No, 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 no. Ho sbagliato. Vabbè. Mi sono mangiato un 1200 di danno. Porca paletta. Vabbè. Picchio 700. Main phase 2. Copro tutti. Etami. Ho sbagliato. Tifone sulla settata. E allora l'attivo in catena, scusa. Ti faccio vedere che in mano ho un Gaul. Quando subisci i danni puoi scattare questa carta perché. Tuo deck coperto per esempio.
attivo, sì. Evoco un livello 1 però stavolta. Un livello 2, dai. Questo sì. Qua. Ahia, sono. Sembra che siano tanti, non è vero, però sono. Iniziano ad aumentare parecchio, oh, meno male. Perché non mi ha spaccato la mia? Non ho capito, vabbè. È un livello 2, sì, così non devo scoprire lei, meno male. Allora. Nel momento specialmente uno più mostro di livello 4 superiore, metti. Ok, 9. Lei la flippiamo intanto. Lei la evochiamo. Lui lo flippiamo. 3. Lei. No, prima facciamo Xyz 2, tac e tac, qua, sì. Questa qua non mi ricordo cosa faceva, distruggilo, ok. Quindi io distruggerei bestia, no, beh, distruggerei lui forse. 2, 6, sì. Stacchiamo a uguale. Spacchiamo questo. Ok. Poi a questo punto io potrei fare anche questo. Che questa è quella che in realtà mi svolta un attimino. Sì, la teniamo qua. Bella. Che attiviamo subito. Facciamo prima questo, assolutamente, togliamo l'oxid e ci addiamo in questo preciso momento, mi serve questo. Poi non ci mettiamo niente sotto. Flippo prima lei, ok, e poi flippo lei. Certo, attivo. 1, 2, 3, 4. In questo caso però adesso mi potrebbe bastare. Sì, mi potrebbe bastare un Kaiser. Mummia. Facciamo mummia che dopo facciamo una bella. Amenaggio in mano, è vero? Sì. Ok, qua. Io starei un attimino così ancora. Farei battle invece. Mi butterei su quella e poi iniziare a picchiare. Forti del fatto che tanto io faccio danno intero. Poi Memphis 2, tanto lei risetta tutti all'end. Quindi setto questa. Avrebbe senso metterci sopra la cosa? No. Quindi terminiamo. 3 e 4. Ok, vuoi evocare special? Potrei evocare un 3. Ma sì, dai. Potrei evocare Stein. Certo. Qua. Ok. Al momento non faccio niente. Questa cosa fa? Ok, no, va bene. Vuole entrare in battle l'amico. E io gli faccio spavento. Tiè. Ti faccio spavento e ti flippo lui.
Basta. Ottimo. Cioè, in realtà secondo me già qua gli facciamo tanto male, però noi continuiamo a giocarcela come stiamo facendo. Allora, Frippolay. No, non attivo, non mi serve più. Facciamo Alucard. Qua. Ok. Poi flippo lui. Evoco. Evoco. Sì. Flippo questa. Attivo lei invece. Mi aggiungo in mano sempre l'altro spavento, perché non vorrei far male i conti, ma non penso, in realtà. Attivo Alucard, spacco questo, stacco questo, spacco questo. Attivo lei. Le riattacco una di queste per dopo. Flippo questa. Attivo Gaul, cambio l'attacco del mostro, Stein, ok, 8300, che in realtà potrebbe essere molto di più, perché io qua potevo fare qualcosa di meglio, va bene, lo stesso, battle, ciao, mi chiamo Stein Fantasmatrucco, e... Originale, l'attacco originale è 1600, ma il mio attacco adesso è 8300. Sai perché? Non te lo dico. Resto di stucco perché è un barbatrucco. No, perché è un fantasmatrucco. No, l'ho detto. L'ho cannata. Resto di stucco, è un fantasmatrucco. Va bene, 150 sfere oscurità. E andiamo a concludere la saga di Guerrieri Bestie, che ci dà ovviamente il Mazzomi. Perché ha detto guerriero bestia di nuovo? Che ci dà, dicevo, ovviamente il mazzo mi sembra abbastanza doveroso. I gladiatori bestia si sfidavano in diverse discipline, come risposta alle esortazioni di spettatori invisibili. Combattimenti uno contro uno, scontri di gruppo, assedi, battaglie navali. E quando l'esultanza raggiunse il culmine, il sigillo che imprigionava i più audaci gladiatori bestie si ruppe. Alle battaglie di gruppo corpo a corpo partecipavano i gladiatori bestia più fieri dei propri fisici d'acciaio. Agli assedi su vasta scala prendevano parte i gladiatori bestia più abili negli assalti. Le battaglie navali nel Colosseo erano combattute da gladiatori bestia che, con sembianze di pesci e serpenti marini che trascinavano la preda nelle profondità di acque oscure. Armi da battaglia, carri da guerra e altri armamenti tornarono a seminare terrore letali come se non fosse passato un sol giorno. Il Colosseo riacquistò la sua gloria grazie alle ardite gesta eroiche dei gladiatori bestia. Quando il fervore delle loro battaglie raggiunse l'apice, le porte del Colosseo si spalancarono e cominciò la loro terrificante marcia di morte. Molto bella la storia, molto molto bella la storia del Gladiatore Bestia, grazie per il mazzo. Gate clear. Oh, abbiamo sbloccato il pacchetto dei Gladiatori Bestia, che potrebbe essere un carino mazzo fusione for fun, ovviamente. Con queste gemme noi siamo andati a, abbiamo la possibilità di sbloccare dei cosi, sì,
Tranne i guerrieri dei sei signori elementari, che servirà quello di luce, ovviamente, però potremmo farli un po' tutti adesso. Ma va bene, come dicevo, non andremo a chiudere dei cancelli, ma ci fionderemo sulle storie principali per arrivare alla sfida. E una volta fatta la sfida, se ci sarà la possibilità, andremo a chiudere i cancelli. Torneremo indietro a chiudere i cancelli. Se invece uscirà qualcosa di simile ancora, andremo avanti con le nostre saghe, insomma. Ritiriamo un po' di premi. Coupon eredità. Ok. Abbiamo 4.304 gemme. C'è qualcosa di nuovo allo shop dall'ultima volta che abbiamo giocato? Busta master è sempre quella, busta eredità, vabbè. Qua abbiamo il coso dei guerrieri bestia. I gladiatori bestia, structure, sono rimasti loro qua, vabbè. Speciale, c'è qualcosa? No, ben tutto. Ok, allora direi che per questo episodio possiamo chiudere qui. Io vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video, se vi sta piacendo la serie, iscrivetevi al canale e commentate ovviamente, perché dovete commentare per dirmi quello che volete. Attivate la campanellina, non mi sembra scontato, quindi lo dico. E niente, noi ci vediamo col prossimo episodio. Ciao ciao!